Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cielo, capitolo, volume 3, capitolo 87, 27 giugno 1900. Continuo a starmi assonnata. Questa mattina, per pochi minuti, mi sono trovata desta e comprendevo il mio stato miserabile e sentivo l'amarezza della privazione del mio sommo ed unico bene. Appena ho potuto versare due lacrime dicendogli: Mio sempre buon Gesù, come non vieni? Queste non sono cose da farsi, ferire un'anima di te e poi lasciarla. E per soprappiù, per non farle conoscere quello che fate, la lasciate in preda del sonno. Deh, venite, non mi fate tanto aspettare. Mentre ciò dicevo ed altri spropositi ancora, in un istante è venuto e mi ha trasportato fuori di me stessa. E siccome volevo dire il mio povero stato, Gesù, imponendomi silenzio, mi ha detto: Figlia mia, quello che voglio da te è di più, è di non più riconoscerti in te stessa, ma di riconoscerti solamente in me. Sicché di te non più ti ricorderai, né avrai più di te riconoscenza, ma ti ricorderai di me e disconoscendo te stessa acquisterai la mia sola riconoscenza. Ed a misura che oblierai e distruggerai te stessa, così ti avanzerai nella mia conoscenza e ti riconoscerai solamente in me. Quando avrai fatto tutto ciò, non più penserai con la tua mente, ma con la mia.
Non guarderai coi tuoi occhi, non più parlerai con la tua bocca, né palpiterai col tuo cuore, né opererai con le tue mani, né camminerai con i tuoi piedi, ma guarderai con i miei occhi, parlerai con la mia bocca, palpiterai col mio cuore, opererai con le mie mani, camminerai con i miei piedi. Perché ciò avvenga, cioè per riconoscerti solamente in Dio, l'anima ha bisogno che vada alla sua origine e che ritorni al suo principio, il Dio da donde uscì, e che uniformi tutta se stessa al suo creatore. E tutto ciò che ritiene di se stessa e che non è conforme al suo principio, lo deve disfare e ridurre a nulla. In questo sol modo, nuda, disfatta, può ritornare alla sua origine e riconoscersi solo in Dio e operare secondo il fine per cui è stata creata. Ecco perciò che per unirsi tutta in me, l'anima deve rendersi invisibile con me. Mentre ciò dicevo, io vedevo il castigo terribile delle piante disseccate e come ancora più si deve inoltrare. Appena ho potuto dire, Deh, Signore, come faranno le povere genti? E lui, per non darmi retta, come un lampo mi è sfuggito ed è scomparso. Chi può dire l'amarezza dell'anima mia nel ritrovarmi in me stessa? Per non avergli potuto dire neppure una parola per me e per il mio prossimo e per la tendenza al sonno come di nuovo sono rimasta? Questo capitolo è uno dei capitoli molto importanti dei primi volumi, perché nei primi volumi, in qualche momento, lo vedremo anche in altre meditazioni, qualche volta l'abbiamo già intravisto, Gesù sembra come far fare a Luisa degli scatti, dei salti di qualità, quindi dei passaggi, delle accelerazioni, diciamo così, che accelerino, ecco, il lavoro interiore, la disposizione interiore per il dono della divina volontà. Ecco, le cose che Gesù dice qui sono molto profonde, ecco perché è bene limitare la meditazione a questo solo capitolo. Sono cose profondamente spirituali, ma come si vede sono già espressioni che diventeranno poi familiari nel regno della divina volontà, no? Cioè, a un certo punto Gesù, dopo aver spiegato, ed ecco l'importanza, un lavoro che deve essere fatto, no? Dall'anima, per giungere a questo, usa dell'espressione che per noi sono molto familiari, no? Dice, non guarderai con i tuoi occhi, nell'atto preventivo noi diciamo, vieni divina volontà a guardare nei miei occhi. E sappiamo che quando invochiamo la divina volontà, invochiamo in noi la vita di Gesù e di Maria in noi, perché la divina volontà era la vita di Gesù e di Maria in loro presenti, no? Poi, non parlerai più con la tua bocca, vieni divina volontà a parlare con la mia bocca. Ecco. E non camminerai con i tuoi piedi, vieni divina volontà a camminare nei miei passi, no? Sono tutte quante cose che quotidianamente chi desidera entrare nel regno della divina volontà ha piano piano imparato a rivolgere al Signore, no? Il palpito del mio cuore addirittura, no? Palpiterai con il mio cuore, vieni divina volontà a palpitare nel mio cuore, opererai con le mie mani, vieni divina volontà ad operare in me, no? Ad operare nelle mie mani proprio. Esplicitamente, quindi vedete, sono una serie di espressioni tecniche che poi Gesù avrebbe ripreso molto più avanti, appunto quando insegnava l'atto preventivo. Quindi cosa significa questo? Significa che il lavoro ascetico, assai delicato e importante, che qui Gesù chiede e che bisogna ben comprendere e anche rendersi conto delle modalità con cui si attua, cercheremo di farlo nella meditazione, deve esserci, perché altrimenti anche le parole dell'atto preventivo, che mantengono comunque una loro efficacia, importanza e dignità, diventano però parole, non dico sterili perché sarebbe un'offesa, no? Però
non molto produttive di tutta quanta la mole immensa di grazia e di bene che la vita nel Divin Volere produce. Il contesto di questa istruzione di Gesù è sempre quello un po', che ormai abbiamo imparato, solito, di Luisa privata del suo sommo bene. E anche la sua, diciamo così, preoccupazione per essere lasciata in preda al sonno, dice che la sua anima se ne stava assonnata. Poi Gesù arriva e mentre Luisa sta in diretta per ripetergli quelle stesse cose sul suo povero stato, Gesù le impone il silenzio e le dice: attenzione, attenzione adesso a queste singole parole che sono una più forte una più profonda delle altre. Figlia mia, quello che voglio da te. Quindi Gesù è imperioso, è di non più riconoscerti in te stessa, ma di riconoscerti solamente in me. Si usa nel nostro parlare comune, no? Quando una persona cambia, ci dice: mamma mia, questo non si riconosce più, non ti riconosco, no? E si dice anche quando noi cambiamo. Mamma mia, dice, che è successo? Non mi riconosco più. Questo può essere in peggio, quando uno diventa veramente, non lo so, molto cattivo, o anche, speriamo, voglia Dio, in meglio. Cioè constatare che il modo di essere, di operare, di pensare attuale è assai differente da quello antico. È evidente che nel caso contrario, quando non ci stanno queste mancanze di riconoscimento, vuol dire che la nostra vita è ferma, statica. Ecco, se io dopo anni di cammino mi ritrovo con alcune problematiche, difetti, modi di procedere, passioni uguali a sempre, qui c'è qualcosa che non va. E che significa questo? Non sarà certamente recitare tutti i giorni l'atto preventivo che cambierà questa cosa. È bene dirlo forte, questo dobbiamo renderci ben conto. Cioè, non dobbiamo mai pensare, come ogni essere umano sogna, magari è anche comprensibile, che ci siano delle sorte di formule magiche, capite? Che, ah, se faccio questo mi si risolvono tutti i problemi della vita mia. Questa cosa nel cristianesimo non esiste. Non esiste né nelle preghiere. Non esiste nemmeno, ah, se vado a messa tutti i giorni risolvo tutti i problemi della mia vita. No, non risolvi tutti i problemi della tua vita se vai a messa tutti i giorni. Se vai a messa tutti i giorni e partecipi bene alla Santa Messa, avrai una serie di grazie che ti aiuteranno ad affrontare e risolvere i problemi della tua vita, ma non te li risolverà. Ah, se trovo il Padre Spirituale Mega Galattico mi risolvo tutti i problemi della vita mia. No, il Padre Spirituale Mega Galattico, a parte il fatto che bisogna vedere se c'è e se sia lecito, insomma, avere un desiderio di questo genere. Ma il Padre Spirituale Mega Galattico, ammesso e non concesso che ci sia, se è degno di questo nome, ti aiuterà a sintonizzarti sulle frequenze di Dio e ti insegnerà a discernere in te la volontà di Dio nella tua coscienza, perché tu davanti a Dio possa comunque prendere le tue decisioni e fare le tue scelte. Non diventerai il sostituto della tua coscienza, o peggio ancora, il sostituto di Dio ad imboccarti e a dirti tutto quello che devi fare, cosa che Dio stesso non fa mai con noi, non agisce mai in questi termini. D'accordo? Oppure, ho questo grande problema interiore spirituale. Ah, mi ci vuole una bella benedizione. Devo trovare l'esorcista potente, devo trovare il carismatico, devo trovare questo e quest'altro. Devo andare alla messa X, alla messa Y. Vai lì, boom, e tutti i problemi della vita sono risolti. Io, con tutto il rispetto, insomma, per tutte quante le funzioni ecclesiali, per l'operato dei miei confratelli, insomma, che combattono contro il demonio e che stimo e che rispetto e che ammiro anche per certi aspetti, però fermo restando, attenzione, che cioè, io ho sempre affermato e credo profondamente nel valore e nell'importanza della benedizione sacerdotale, della preghiera, d'accordo? Per carità, però ciò che è, non si tratta della bontà o della cattiveria dei mezzi di santificazione, che sono tutti per antonomasia buoni, ma dell'uso distorto che ne possono fare anche in buona fede i fedeli. Allora, il processo per cui
io non mi riconosco più, non me lo devo aspettare come la manna che piove dal cielo del santo popolo di Israele nel deserto, che è successo veramente, no? Ma quella manna è piovuta dal cielo perché quei poveracci stavano nel deserto non ci sono i campi, non ci sono le piante, quindi per mangiare nel deserto o Dio si inventa qualcosa oppure ci si muore di fame. Capite? Quindi la manna dal cielo piove quando non c'è altra possibilità di mangiare che non che Dio intervenga direttamente, ma se non fossero stati nel deserto, Dio non gli avrebbe mandato la manna dal cielo, gli avrebbe detto prendi la zappa, ara il campo, semina il grano e poi mangerai. Infatti, entrati nella terra promessa, la manna dal cielo non è piovuta più. Ecco, d'accordo? La stessa cosa vale per la nostra anima. Non riconoscersi più significa attuare un processo di conformazione, poi Gesù usa un termine tecnico più in basso, no? Uniformare tutta se stessa al suo creatore. Adesso io riprenderò dei termini tecnici che sono designano un cammino per tappe progressivo di unione con la divina volontà, no? Allora, quindi non riconoscersi solamente, non riconoscersi in sé, ma cosa vuol dire riconoscermi in me? Vuol dire che ho acquisito stili, modi e tratti come quelli di Gesù. Facciamo subito un esempio: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Tu sei un irascibile, un iracondo, un superbo. Se rimani sempre uguale e attraverso lo sforzo, l'impegno costante, o si è confortato dalla preghiera di anni di lavoro, non ci sono progressi su questo punto. Sei sempre tu, d'accordo? Ecco. Diceva, dice, a questo diceva che era cambiato, ma non è vero, è sempre lo stesso, appena viene messa alla prova cade, ecco, oppure ti riconosci in Gesù, non c'è più i tratti, no? Domenica scorsa, siamo nella seconda settimana di Quaresima, abbiamo ascoltato il Vangelo della Trasfigurazione, cioè ci deve essere saggiamente la Chiesa, ce lo pone nella seconda domenica di Quaresima, no? Cioè, il travaglio del cammino penitenziale ben fatto, bisogna farlo bene in Quaresima, deve portare a una trasformazione, lo dicono anche le preghiere, i testi ecologici della liturgia, del cuore e della vita. Perché come è stato giustamente fatto notare anche dal pontefice, non serve a niente che tu digiuni su digiuni su digiuni su digiuni, che sono comunque cose utili, ma vivi questo atto come una sorta di, come dire, di super gesto ascetico fatto con orgoglio spirituale, per il quale magari ti senti pure meglio delle altre persone che invece sono peccatori che non digiunano, e come dice la Sacra Scrittura, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui, ma io che me ne faccio con un digiuno di questo genere? Anche qui capiamo bene il senso: il digiuno è atto ascetico di fondamentale valore, importantissimo, ma anche quello deve essere vissuto bene, quindi deve essere vissuto non soltanto non come atto, come dire, cieco di mera mortificazione del corpo, come se il nostro povero corpo, insomma, dovesse essere maltrattato in questo modo, no? Per quale motivo? Il digiuno è un gesto ascetico che serve alla vita dell'anima se compiuto con le giuste intenzioni e con le debite disposizioni. D'accordo? Ecco. Ancora, non riconoscersi in sé, ma in me. Ancora, non ricordarsi più di sé, né avere riconoscenza di sé, ma ti ricorderai di me e disconoscendo te stessa acquisterai la mia sola riconoscenza. Oh, qui. Cosa vuol dire dimenticarsi di sé? Non ricordarsi più di me. Noi quando agiamo, qual è la molla del nostro agire? Inconscio, non è che noi ci stiamo pensando, noi pensiamo sempre a noi stessi. Dobbiamo dire la verità. Cioè, se una cosa che faccio mi conviene, non mi conviene, mi fa piacere o non mi fa dispiacere, mi procura vantaggi o svantaggi, mi procura amore o non amore, mi procura stima o non stima, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire ricordarsi costantemente di noi stessi. Entrare nel regno del divin volere vuol dire che non si vive più per se stessi, scrive San Paolo. Ricordiamo sempre che tutta la dottrina della divina volontà sta tutta quanta contenuta nella Sacra Scrittura,
rigo per rigo, d'accordo? È soltanto un processo di esplicitazione. Cosa dice San Paolo? Che Gesù è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Allora, io in ogni azione che faccio mi chiedo cosa conviene a Gesù, cosa conviene alla causa del regno di Dio. Capite? È tutto un modo differente di impostarsi, quindi io non sto a pensare a salvare me stesso. Ricordiamo le grida che facevano i soldati e i membri, insomma, le persone presenti sotto la croce, no? Se sei il figlio di Dio, salva te stesso, salva te stesso. Ci sono alcuni racconti della Passione, se non ricordo, era San Luca, che sto grido, sto salva te stesso, è proprio, diceva, se salvi te stesso è l'attestato della tua potenza. Ma attenzione, è proprio perché non salva, è proprio perché non ha salvato se stesso che Gesù dimostra di essere Dio e di essere completamente fuso con la divina volontà, che è amore allo stato puro e che non pensa mai a se stessa, ma pensa sempre al prossimo. Al prossimo inteso anche come la gloria del Padre, attenzione, che lui stava riparando sulla croce. Allora, tu di chi ti ricordi quando agisci? Puoi dire che in tutto quello che fai, anche nelle minime cose, perché questa è la vita nella divina volontà, capite? Gesù qui gli sta, questo è, d'accordo? Anche nella più piccola cosa, perché se poi acquisisco questo abito, mi risulterà molto facile quando vado a lavarmi le mani, dire vieni divina volontà a lavarmi le mani, ma questo non è un gesto, come dire, sforzato, io devo stare concentrato, ah, mi sono scordato. Cioè, se uno acquisisce l'habitus di ricordarsi di Gesù continuamente, prima o l'ultimo pensiero, il primo pensiero quando mi sveglio, l'ultimo pensiero quando mi addormento, cioè è una vita questa qui, non è, cioè, capite? Cioè, la vita cristiana vissuta a livelli intensi non è quanto di più lontano dal pensare comune che la gente pensa che la religione sia una parte della vita, dove si aprono alcune porte ogni tanto, non lo so, la porta del culto, ogni tanto vado al rito. La porta della preghiera, ogni tanto dico una preghiera, la porta dell'atto devoto, ogni tanto entro in chiesa e accendo una candela e poi buonanotte, insomma, no? Poi c'è il resto della vita che comunque deve essere vissuta su altri canali. Questo non ha niente a che vedere con la rivelazione cristiana. La rivelazione cristiana è un rapporto di amore sponsale per tutti con Gesù. Quindi, cioè, se uno è sposato, la moglie non è che la vede, cioè, la moglie c'è sempre, d'accordo? C'è sempre anche quando non ci sta, perché il matrimonio tende proprio a produrre un vincolo sacro, no? Una persona chiamata al matrimonio deve abituare a pensare in due e a pensarsi in due, non da singolo. E noi dobbiamo farlo così con Gesù. Allora, chi riconosco e di chi mi ricordo? Attenzione poi, né avrai più di te riconoscenza, ma avrai la mia riconoscenza. Perché se io penso a Gesù, se io mi trasfiguro in Gesù, se io non mi ricordo, non mi importa di quello che succede a me, ma mi importa della sua gloria, della sua causa, del suo Vangelo, delle sue anime, altro che riconoscenza. Dice Gesù nei Vangeli, 100 volte tanto in tutto quello di cui ti sei per amore mio privato, e nel secolo futuro altro che vita eterna, super vita eterna. Quindi, come accade questo processo? A misura che oblierai e distruggerai te stessa, così ti avanzerai nella mia conoscenza e ti riconoscerai solamente in me. Sempre il Vangelo. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, quindi obliare, quindi dimenticarsi di sé. Dimenticarsi di sé, pensare solo a Gesù e a Maria, ai loro interessi, alla loro volontà e alla loro causa. E distruggerai te stessa. In tutto, sempre pronto a rinunciare, a cambiare, a rinnegare qualunque cosa, cioè questo è un esercizio. Domenica scorsa, durante la Santa Messa, anche questo non è un caso che ogni seconda domenica di Quaresima la Chiesa ci presenta in salse differenti i racconti di Abramo, e quest'anno stiamo nel ciclo B e ci presenta il sacrificio di Isacco. Cosa significa il sacrificio di Isacco? Il sacrificio di Isacco significa che tu, se vuoi davvero entrare nella divina volontà,
devi essere pronto a qualunque cosa. D'accordo? E c'è un esercizio qui da fare, no? Un esercizio impegnativo. Mettiti davanti a Gesù Cristo e pensa a tutte quante le cose che hai a cuore, ma anche sante che ti piacciono nella vita. E davanti a Gesù chiediti: Gesù, ma se tu mi chiedessi il sacrificio di rinunciare a questa cosa, io te la darei? Guardate, fossero anche i beni più santi, le cose più preziose, eccetera, eccetera. Gliela daresti? Se Gesù avesse bisogno, per dire, no? Ti chiedesse bisogno in senso virgolettato, no? Nel senso corretto in cui si intende questa cosa. Guarda, non lo so, supponiamo, per salvare un tot numero di anime ho bisogno che tu mi offri questo sacrificio. Non succedono mai queste cose, no? Quindi sto facendo questi esempi, cioè nel senso che mai Gesù verrà a dirci, cioè lui i sacrifici ce li chiede, ma non ci spiega come li usa, lo vedremo dopo che siamo morti, d'accordo? Adesso camminiamo nella fede, d'accordo? Noi glielo faremo, glielo offriremo o non glielo offriremo? Se non glielo offriremo, per carità, gli vogliamo bene a Gesù, certamente, tanto lo amiamo, tanto. Ma non stiamo ancora assolutamente nella condizione di aver dimenticato noi stessi, distrutto noi stessi, riconoscersi soltanto in Gesù e ricordarsi soltanto di Lui. Ed essere pronti a qualunque cosa. Cioè, i martiri hanno versato il sangue tra tormenti atroci, no? Per fare questo è chiaro che devi avere una fortissima orientazione totale verso Gesù fino al punto che sono disposto a soffrire e soffrire tanto e anche a morire per amore suo. Allora, riprendiamo. Quando avrai tutto ciò fatto? Ecco la frase, questa sì che è una frase magica, d'accordo? Se tra virgolette, se mi si passa l'espressione ironica, quando avrai fatto tutto ciò, non più penserai con la tua mente, ma con la mia, non guarderai con i tuoi occhi, ma con i miei, non parlerai con la bocca, non palpiterai col tuo cuore, non guarderai con le tue mani, ma guarderai con i miei occhi, con la mia bocca, con il mio cuore, con le mie mani e con i miei piedi. Quando avrai fatto tutto ciò? Quando avrai fatto tutto ciò? Quindi, questo vuol dire avrai fatto tutto ciò. Quindi fatto vuol dire che lo fai tu. Attraverso certamente con l'ausilio della grazia, e qui entrano in campo tutti quanti i mezzi di santificazione che la Chiesa ci mette a disposizione, non perché noi li consideriamo formule magiche risolutive, ma perché per vivere queste cose c'ho bisogno della grazia di Dio, c'ho bisogno della forza, c'ho bisogno di tante grazie, c'ho bisogno di un grande coraggio a volte a fare delle scelte significative. Da dove mi viene questo? Dalla preghiera, dai sacramenti. Dai sacramentali, se un sacerdote mi benedice certamente e mi procura delle grazie attuali immediate da parte del Signore, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questa è la vita cristiana, come dire, corretta. E questo è il passaggio necessario per entrare nel regno del Divin Volere. Ecco, quindi, tante volte ho detto durante le meditazioni di guardarsi dal pensare questo mondo divino e stupendo come una sorta di, capite, di scorciatoia, ecco, che non ci sono le scorciatoie, d'accordo? Non ci sono. Allora, perché ciò avvenga, cioè per riconoscersi solamente in Dio, l'anima ha bisogno che vada alla sua origine, che ritorni al suo principio, di Dio da donde uscì, e che, attenzione, uniformi tutta se stessa al suo creatore. Ricordo sempre le tappe di unione con la volontà di Dio, questo è bene che ce le ricordiamo. La prima è quella che Gesù chiama la rassegnazione, cioè io cedo dinanzi alle esigenze della volontà di Dio, cedo a volte a malincuore, cioè dico questo è quello che Dio vuole, pazienza, però almeno cedo, non mi ribello. Poi c'è la conformazione alla volontà di Dio, che è qualcosa di più, cioè non lo faccio a malincuore, ma prendo la forma con, sarebbe letteralmente, no? Quindi riconosco che la volontà di Dio è una cosa buona e quindi non semplicemente mi rassegno anche obtorto collo, ma volentieri mi unisco a quello che capisco essere il volere divino. Poi c'è questa terza tappa che è il clou, d'accordo? Come dire, è il massimo a cui si può raggiungere, diciamo così, in via ordinaria, che è l'uniformazione. Cioè, per
Pur rimanendo distinte, le due volontà diventano una cosa sola, quindi c'è un tasso di adesione pieno alla divina volontà da parte dell'anima. Qui Gesù lo spiega bene, e qui siamo sempre arrivati, questo è il massimo a cui si può arrivare attraverso, come dire, l'ascetica classica. Poi, però, qui bisogna comunque arrivarci. Se uno entra nel regno della divina volontà, c'è un passaggio ulteriore, cioè che si fonde con la divina volontà, non sono più due ma uno, e cominciano ad operare l'uno nell'altro e l'altro nell'uno. Noi operiamo in Gesù facendo nostri i suoi atti, e Gesù opera in noi, d'accordo? Veramente, continuando a compiere gli atti divini che ha compiuto sulla terra e che noi continuiamo a duplicare, a moltiplicare in Lui e con Lui. Questo è il. Questo dobbiamo capirlo bene, questo qui. Ecco perché ho detto che questa meditazione era così importante, perché. Non so se Luisa, quando la ricevette, insomma, era in grado di coglierne tutte quante le sfaccettature, ma noi sappiamo che Gesù non diceva queste cose solamente per Luisa, no? Le diceva anche per coloro che l'avrebbero lette. Allora, questo è assolutamente un passaggio indispensabile, fondamentalissimo, perché se non si passa per tutto questo, non si entra nel regno del Divino Volere, d'accordo? È proprio questo, è proprio tassativo, eh? È come quando Gesù diceva: se non rinasci, se uno non rinasce d'acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Non può. Non c'è altra, non c'è altra possibilità, non c'è altro passaggio. Ecco. Bene, ricordiamo queste cose, ecco. E ricordando che per uniformarsi tutti in Gesù, l'anima deve rendersi invisibile con Lui. Invisibile con Lui vuol dire completamente indivisibile da Lui. Quindi tendere ad una talmente tanto profonda unione con Gesù da essere in grado docilissimamente, immediatamente e dolcemente, istantaneamente, di perfettamente uniformarsi a tutti quanti i suoi voleri appena li percepisce e li concepisce essere tali. O Divina Maria, nostra maestra di vita interiore, madre, maestra di vita spirituale, come vieni invocata in una delle messe a te dedicate, aiutaci e insegnaci a percorrere questo splendido cammino ascetico che ci porta a non riconoscerci più, a non ricordarci più di noi stessi, a dimenticare e distruggere santamente noi stessi, per non conoscere altro che te e Gesù, e non riconoscere altro, e non riconoscersi in altri che in te e in Gesù. Ecco, questo perché la porta di apertura di questa fusione, che porta a non pensare più con la nostra mente, a non guardare più con i nostri occhi, ma sempre solo con quelli tuoi, con quelli di Gesù, possa divenire presto realtà nella nostra esistenza. Ecco, non rimanere o una chimera, o un sogno, o addirittura in certi casi peggiore, una pia illusione, ma presto diventare carne e realtà delle nostre vite. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.